Laura, Tony, vi voglio aggiornare riguardo alla situazione di Leo per dirvi che comunque la situazione qui sta peggiorando, nel senso che ho fatto ulteriori controlli ematologici e renali e da questo sta venendo fuori che c'è un'insufficienza renale. Sto cercando comunque con la terapia di quantomeno attenuare la sintomatologia, di far un pochino inquadrare la situazione, anche perché Leo non mangia e sta iniziando a vomitare, questo probabilmente per l'insufficienza renale che ne sta avvenendo dopo questa forma diagnosticata a livello vescicale. L'urina è sempre dello stesso colore, cioè praticamente ricorda l'acqua di lavatura della carne, quindi un colore scuro, scurastro, che conferma quello che noi vediamo ecograficamente. Però, indipendentemente da questo, io ho iniziato una terapia per alleviare questi sintomi dell'insufficienza renale. Quando poi sarà in condizione di poter affrontare eventualmente un viaggio o una leggera sedazione, sicuramente penseremo di fare anche una TAC per avere una migliore conferma di tutto ciò che si sospetta. Però per adesso non consiglio di fare niente e vediamo fra qualche giorno, in base alla sua sintomatologia, se si attenua o no, procederemo a fare questa nuova indagine. Però per il momento non consiglio lo spostamento perché è in precarie condizioni di salute. Già lui era così debilitato che purtroppo non credo possa farcela per affrontare un'indagine del genere. Quindi ora vediamo entro la giornata di oggi come va, perché questa insufficienza renale purtroppo condiziona un pochino di più il suo quadro clinico.